È il venerdì e siamo in piena periodo liturgico della Quaresima in preparazione alla Santa Pasqua. E così come è stato aperto la settimana scorsa, diamo il microfono a Sua Eccellenza il Vescovo Monsignor Calogero Peri, Vescovo della città di Caltagirone, della diocesi di Caltagirone, per un pensiero su questo momento, un momento che la nostra società sta vivendo con molta intensità. Ogni volta ce lo diciamo. Ci sembra quasi sempre novità, no? Ma sono gli accadimenti che danno sempre la diversità e comunque la tragicità, diciamo, di questi momenti. Penso, per esempio, alla guerra che si sta giocando In per Siria. modo in Siria. Infatti questa sera, anzi buonasera a tutti gli ascoltatori, Caro Vincenzo. sappiamo che questa sera, già che di fronte a questa guerra sperimentiamo un po' tutti l'impotenza, cioè, proviamo orrore, proviamo sdegno, a vedere tanta sofferenza, tanta morte, soprattutto a vedere questa sofferenza innocente dei bambini. E noi sappiamo che questo venerdì Papa ha mobilitato tutte le coscienze, tutti gli uomini, a qualunque credo o fede appartengano, per poter fare qualcosa, per poter pregare, digiunare, insomma, per poter sensibilizzare, scavare maggiormente nelle coscienze di tanti e di tutti, e con una risposta corale per fermare le armi, per fermare l'ingiustizia, anche perché sembra che veramente il male, lì in quel caso l'odio, la violenza, la morte, abbia rotto ogni argine, ogni diga. Quindi stiamo vivendo un venerdì santo, un venerdì di passione, un venerdì in cui veramente il cielo si oscura, in cui per davvero non ci sono punti di riferimento, c'è silenzio e molti possiamo dire avvertiamo, sentiamo quasi il silenzio di Dio, come se Dio fosse uno spettatore, anche lui inerme, noi lo che pensiamo sempre che possa fare o debba fare qualcosa. Vi dicevo dunque che questa nostra riflessione oggi si inserisce in un contesto drammatico, ecco, ricordandoci sempre che basta guardare in qualche parte del mondo e drammi ce ne sono veramente tanti, se non sono vicini a noi sono un po' più lontani, ma ormai con questo mondo globalizzato, con questo grande villaggio comune, dovremmo sentire veramente gli avvenimenti che accadono altrove come qualcosa che ci interessa, che ci interpella, che ci coinvolge e non soltanto che ci stravolge. Quindi faccio questa riflessione, ecco, riconnettendomi, ricollegandomi a quanto dicevo venerdì scorso, in cui dicevo che fondamentalmente la Quaresima è una verifica delle nostre relazioni. Ecco, la volta scorsa abbiamo visto un poco la relazione con gli altri, la relazione, ecco, con quello che in termine religioso chiamiamo prossimo, in termine laici possiamo chiamare i vicini, ecco, le persone che incontriamo e così via. E poi abbiamo visto un po' la relazione con Dio che i credenti almeno devono coltivare, sapendo che poi molto della nostra relazionalità con gli altri dipende dalla presenza o dalla qualità di questa relazione, perché non è indifferente che se noi abbiamo o non abbiamo un rapporto con Dio, con il Signore. Poi questo si rivede, si riverbera, si rispecchia, ecco, nella relazione che abbiamo con gli altri, quindi con i nostri fratelli, anche perché noi sappiamo che Lui ha dato a questa relazione con gli altri la più alta o la più profonda dignità che possiamo immaginare, tant'è vero che alla fine ci ha detto, ecco, quando ci giudicherà, quando ci valuterà, valuterà l'amore che avremo avuto per gli altri e lo soppeserà e lo valuterà come se fosse amore o trascuratezza che noi abbiamo avuto nei suoi confronti. Quindi in questo senso è una relazione importante e fondamentale. Questa sera mi vorrei soffermare un tantino che è un'altra relazione che il tempo di Quaresima mette a fuoco, mette a tema, è la relazione con le cose, con il mondo. Partendo da questo che più l'uomo è pieno, più l'uomo è realizzato, più l'uomo ha raggiunto quella maturazione profonda del suo essere, del suo vissuto, tanto meno ha bisogno di cose, tanto meno ha bisogno di ingolfare la propria mente, il proprio cuore, ecco, di cose. Queste due realtà sono inversamente proporzionali. Il vuoto interiore ci porta a riempirci all'esterno di cose.
E siccome il vuoto interiore non può essere in nessun modo colmato, ecco, se non lo ripariamo, se non lo mettiamo a fuoco, ecco, evidentemente ci riempiremo di cose, le bruceremo, le consumeremo. Forse una radice profonda del consumismo, che abbiamo bisogno sempre di cose nuove, di cose immediate, di tante cose, nasce da questa profonda voragine spirituale che nell'Occidente si è determinato nel momento in cui, ecco, come progetto di qualcuno, a volte anche sociale, anche di gruppi oppure di cultura, ecco, si vuole creare un mondo in cui, ecco, Dio viene visto come un soprammobile, più di un oggetto personale, un talismano, ma non un referente vitale importante per la nostra vita, per il nostro sviluppo e soprattutto per la nostra realizzazione. Quindi dicevo, oggi vorrei mettere un tantino la riflessione, perché durante il tempo di Quaresima ci viene suggerito quello che è il digiuno. Il digiuno è in fondo il tentativo che la parola di Dio, che Dio stesso fanno, di farci capire qual è la relazione che io ho col mondo, con la realtà. È una relazione vorace, io mi nutro soltanto di cose, oppure nella relazione con le cose io sto attento a che cosa veramente, ecco, mi nutre, a che cosa veramente, di che cosa veramente mi cibo. Sarei quasi una buttata dire bisogna nutrirsi anche di digiuno. In questo caso significa il digiuno ci permette di dare valore alle cose, di dargli il giusto posto, al positivo e al negativo. Ecco, noi diamo per scontato tutto, diciamocelo grosso modo, viviamo in un mondo in cui è vero che ci lamentiamo, ma quella forma di benessere per cui la sopravvivenza è garantita, cosa che tante generazioni nel passato e tanti luoghi nel mondo anche attualmente invece non è una cosa scontata, perché in certe regioni, in certe povertà molto diffuse, ecco, la sopravvivenza è il dramma più grosso che un essere umano, una collettività, ecco, una tribù devono assicurare, e non è dato per scontato che sempre si riesce ad andare a letto con la pancia piena. Avendo fatto qualche piccola esperienza in luoghi missionari, ecco, laddove certe popolazioni riescono ad assicurarsi un pugno di riso al giorno, quella già è considerata appunto una situazione vivibile. Immaginiamo altre situazioni laddove l'acqua, laddove il cibo sono veramente dei miraggi. Ecco, allora questo ci fa capire che quando noi digiuniamo il Signore ci dice non è tanto che tu ti devi astenere. Ecco, dentro quel digiuno, dentro quella relazione alle cose, poi relazione con il cibo che mangiamo, ma relazione con tutte le cose che ci circondano, innanzitutto apprezzarne il valore. Apprezzarne il valore significa, ecco, che lo dobbiamo considerare non semplicemente come un dato, cioè dire come qualcosa di neutro, di neutrale, ma lo dobbiamo mettere nella categoria del dono, qualcosa che mi è donata, che non posso pretendere, anche se me lo sono costruito, me lo sono guadagnato, e mi auguro che ce lo guadagniamo sempre, quel pane o quelle situazioni, che non siano semplicemente, come dire, dei privilegi. Ecco, quindi da un certo punto di vista non è un neutro dato, ma è soprattutto un dono, cioè qualche cosa che non tutti ci hanno e non tutti hanno la possibilità di accedervi, quindi di sentirsi in questo senso in qualche modo privilegiati, apparteniamo forse a quella parte del mondo che questo aspetto lo considera acquisito, lo considera, ecco, noi ci scandalizzeremo se non fosse così. Tanto però, ecco, poi diventiamo indifferenti, globalizziamo, come direbbe il Papa, con l'indifferenza, per cui milioni e milioni di persone invece il cibo non ce l'hanno. Allora, la valorizzazione, il dono del cibo, il dono delle cose, ci dovrebbe aiutare anche a mettere in campo una condivisione maggiore. Una condivisione che deve essere fatta, ecco, come concessione, ma come condivisione, ecco, sapendo che alcune cose agli altri si danno, si offrono, non per generosità quasi, perché siamo buoni, ma per giustizia, perché
laddove qualcuno non ha di che mangiare o di che bere o non ha, diciamo, quelle cose essenziali e necessarie, allora noi sappiamo che tante volte, specialmente nell'Antico Testamento, in questo momento sto ricordando alcune parole infuocate del profeta, ecco, Isaia, e forse questo è il digiuno che io voglio, così dice il Signore, ecco, non mangiare, cospargersi il capo di cenere, cioè, non è soltanto l'aspetto penitenziale o l'aspetto di mortificazione, ma lasciare libero, dar da mangiare, dare il salario, ecco, aiutare chi ne ha bisogno, nella povertà, vestire chi è nudo, mettersi in casa. Quindi c'è una dimensione sociale, una dimensione comunitaria, una dimensione allargata. Ecco, allora, questo aspetto che oggi la parola di Dio mi sottolinea, ecco, quando tu digiuni, ecco, ricordati che lì stai mettendo a tema, a fuoco, il tuo rapporto con le cose, sapendo che mai noi ci possiamo relazionare con il mondo, possiamo dire inanimato, con la realtà, il cibo, le cose, perché il nostro relazionarci con il cibo e con le cose presuppone sempre, si riferisce sempre comunque in qualche modo e per qualche aspetto anche alla relazione con gli altri, quindi anche questa è una cosa molto importante. Allora capiamo che il digiuno o questa relazionalità è piena di presenza, è piena di volti. A me ha fatto sempre pensare che il Signore, quando criticavano i suoi discepoli, quando i farisei criticavano i discepoli di Gesù perché non digiunavano il sabato, dice: non si può digiunare mentre c'è lo sposo, non si può digiunare quando c'è una presenza forte, quando c'è la festa, quando, ecco, c'è la comunione, quando c'è l'amore. Il digiuno è quella dimensione in cui tu avverti la mancanza, avverti la distanza, avverti il vuoto. Poi verrà un tempo, così diceva Gesù ai suoi ascoltatori, in cui sarà tolto lo sposo e allora digiuneranno. E vorrei fare un collegamento. Questa sera il Papa, quest'oggi il Papa ci invitava al digiuno, anche perché questo è un tempo, un momento in cui, ecco, questa presenza di Dio nella storia non riusciamo a leggerla con chiarezza, ci vuole veramente uno sguardo profondo. È uno di quei momenti, non a caso è un venerdì, e tutti i venerdì hanno qualcosa del venerdì santo in cui l'uomo grida, interroga, si chiede, si sconvolge rispetto al dolore, al dramma, ma c'è dall'altra parte, c'è silenzio, c'è assenza. Allora io vorrei che per davvero, ecco, questa nostra umanità, è un invito che rivolgo a me innanzitutto, poi rivolgo a chi, ecco, in questo tempo vuole interrogarsi. Ecco, noi siamo una società, ecco, che sta vivendo l'assenza degli altri, che sta vivendo l'assenza di Dio, che sta vivendo l'assenza di cose positive. È come se questa nostra società, appunto vivendo di assenza, ecco, si sta costruendo dei fortini dentro cui ognuno di noi cerca di blindarsi, di mettersi al sicuro, i luoghi ovattati in cui tante volte non arriva l'orrore del mondo, in cui pur arrivandoci non ci arriva con quella drammaticità. Pensiamo ai mezzi di comunicazione che, sbattendoci a volte in maniera violenta davanti a questa immagine e facendoci vedere ripetutamente, come se ci abituassero, ecco, come se ci indurissero in qualche modo, è come se ci dicessero: ma che posso stare lì a piangere ogni momento, lì a scombussolarmi ad ogni visione? Ma questo ci rende, ecco, un tantino insensibile al dolore del mondo. Basta ogni volta aprire un telegiornale perché questa violenza, ecco, che rompe, che ci viene a bussare dentro, ci sta creando dei meccanismi di difesa. Ecco, allora il digiuno come un atteggiamento di valutazione delle cose che entrano nella nostra vita dovrebbe essere qualche cosa che, come Quaresima, ecco, ci aiuti questa nostra umanità, aiuti la nostra società, aiuti le coscienze per davvero ad interrogarsi in maniera più attenta, in maniera più onesta, in maniera più profonda: come sto vivendo questo mio tempo, a che cosa permetto di nutrirmi e a che cosa invece lo impedisco. Lo sappiamo, quando ci nutriamo facciamo delle scelte e sappiamo che non tutti i cibi sono buoni,
e che anche il cibo buono preso in dose minori mi lascia la fame, ma preso in dose maggiore mi produce obesità. Quindi la giusta misura e con la giusta scelta sono tutte cose. Il fatto, ecco, di capire, ecco, anche esperienzialmente, non per sentito dire. Noi sappiamo che in Sicilia c'è un proverbio che dice che chi è sazio non può capire chi è digiuno. Ecco, allora vivere un momento di digiuno significa anche allargare, approfondire la propria capacità di comprensione, di immedesimazione, di compassione, di compartecipazione con chi invece vive un digiuno, vive una mancanza non come scelta, ma la vive come condizione, come status. Allora scegliere il digiuno significa scegliere per volontà, per libertà, per adesione, di farsi anche compagno, di farsi anche partecipe, per poter sperimentare dal di dentro, per sentire esattamente cosa sentono gli altri, quando chiedono, quando cercano, quando magari devono chiudere una giornata, ecco, senza aver potuto soddisfare i bisogni primari. Lo so che magari noi pensiamo che queste cose non accadano o accadono raramente, ecco, ma in questo momento non ci possiamo fermare o soffermare semplicemente a valutare, ecco, la percezione immediata dell'ambiente circostante. Siamo invitati ad un respiro più ampio, più universale. Il mondo è ormai globalizzato, noi sappiamo che anche nelle stesse cose, negli stessi cibi che mangiamo, è molta parte o gran parte o una parte, poi ognuno fa le sue valutazioni, di questi cibi vengono da lontano, coltivati da persone che magari sottopagate, sottonutrite. Insomma, oggi per davvero ogni gesto è un gesto particolare, un gesto circoscritto, ma dentro quel gesto è un microcosmo, c'è parte del mondo, c'è parte di quella lontananza che si fa vicinanza, ci sono presenze e volti che noi non vediamo qui, ma che ci sono nell'aver costruito, nell'aver coltivato quegli oggetti. Allora io mi sentirei di dire: utilizziamo questo momento in cui, ecco, il tempo di Quaresima, la liturgia, la parola di Dio che noi ascoltiamo e che noi vorremmo seguire, ci invita a vivere la dimensione del digiuno nella sua pienezza, nella sua totalità, nella sua profonda verità, nelle sue infinite possibilità. Tu quando digiuni, ecco, stai assumendo, stai coltivando un nuovo modo di essere al mondo, non di chi si lamenta di che cosa non ha, ma di chi sa apprezzare, valutare, riconoscere e dunque benedire e ringraziare per le cose che c'ha. Mi piace molto l'immagine: tu quando digiuni profumati il capo, lavati, ecco, il volto, e nessuno riesce a sapere o a percepire la fatica, lo sforzo, l'impegno che tu hai fatto, ma possa godere del frutto invece di questo tuo impegno, di questa tua fatica, di questa tua ascesi, di questo tuo impegno profondo. Allora, ecco, l'augurio che ci facciamo, ecco, che questa dimensione del digiuno, piuttosto che essere vista come un fatto puntuale, un fatto di mortificazione, un fatto di privazione, senza dubbio c'è anche questo aspetto, ma cerchiamo di sottolineare anche che cosa produce tutto questo. Dovrebbe produrre più carità, più partecipazione, più condivisione, più attenzione, più apertura della mente, degli occhi e soprattutto del cuore alle necessità degli altri. Allora capiremo, ecco, che quando digiuniamo stiamo prendendo un impegno serio con noi, ma lo stiamo prendendo soprattutto con gli altri e soprattutto lo stiamo prendendo di fronte a Dio. Eccellenza, grazie. Queste parole tutto sommato possono lenire un po' la nostra coscienza, no? Abbiamo aperto praticamente con queste notizie, no? Siamo sommersi dai media che ogni tanto, tra bagarre locali, diciamo che diventa quotidianità banale, no? Immagino a questa querella della campagna elettorale, ma poi quando arrivano immagini struggenti, non hanno bisogno di essere commentate dai giornalisti, del disastro, diciamo, di tanti bambini uccisi da questa guerra infinita, diciamo, ecco. Voglio dire, forse queste riflessioni ci danno un po' di pace, un po' di serenità. È come se anche noi ci alimentassimo con questo digiuno, diciamo. Sì, sì.
Penso che questa dimensione che abbiamo detto di digiuno significa la capacità di fermarsi e di dare il giusto valore. Non è fisico, diciamo, sì, non è privarsi non del è... mangiare, del pane, cioè, è proprio il sacrificio, diciamo, è proprio, la privazione. No? È proprio che questa privazione o questo aspetto di privazione, ecco, apra maggiore coscienza, maggiore consapevolezza, ma anche maggiore impegno, maggiore responsabilità a non essere chiusi, blindati con gli occhi e con il cuore, cioè a non mettere veramente un velo, certo, per non vedere, per non sentire e per non soffrire con questo mondo che purtroppo di lacrime ne sta versando veramente tante. Ecco, noi è chiaro, quando pensiamo a certi fenomeni, mi riferisco alla Shoah, ci diciamo: ma com'è possibile questo orrore? Ma quando vediamo le scene del nostro tempo, dell'efferatezza, ecco, con cui, ecco, si vengono consumati alcuni delitti. Alcuni delitti, alcuni drammi, certo. Dico, non so chi è più drammatica di queste immagini, quelle del passato o quelle del presente. Cioè la depravazione umana quasi non ha limite. E il problema è proprio questo, che l'uomo non ha... E nel suo oscillare può toccare i due estremi, può essere più vicino a Dio dell'angelo, ma può essere più lontano da Dio, dall'essere uomo, di un animale, perché forse un animale, certo, un regolatore interno a un certo punto ce l'ha, l'uomo può avere un'efferatezza che va al di là di ogni compassione, di ogni pietà. Quindi, ecco, la parola di Dio ci spinge a riprendere in mano le redini di questo nostro modo di rapportarci e di gestirlo, facendo leva anche sull'impegno, la volontà, l'ascesi, chiamiamola rinunzia, la mortificazione. Ecco perché se la nostra vita, dicevo, è bucata, è come un colabrodo, qualunque cosa ci mette se ne va. Ecco, forse il digiuno ci aiuta a riparare i vuoti, che non sono i morsi, che non sono soltanto quelli della fame, ma sono quelli dell'indifferenza che coltiviamo tanto spesso, certo, e tanto di continuo. Quindi è una proposta forte. Grazie, grazie a Sua Eccellenza il Vescovo, Monsignor Calogero Peri, Vescovo della Diocesi di Caltagirone. L'appuntamento è venerdì prossimo. Grazie, buon fine settimana. Buonasera a tutti. Grazie. Pausa pubblicitaria, ci vediamo dopo.